Mr. Draghi. No, noi già ieri, no, già ieri immaginavamo che arrivavano qua dentro. Tre entrate qui. Ci sono tre entrate, entrano dove vogliono e mandano la gente fuori. Mandano in modo fuori. Di lasciare qui tutto l'IVA. Mio figlio ha litigato con i suoi amici perché lui non è vaccinato. E qua, questo è per il futuro, per i giovani, e i giovani non ci sono. Certo, quello è pesantissimo. Icaro. No. Che cosa stai vedendo? Cosa sta succedendo? Questa manifestazione è pacifica. Ho visto molte forze dell'ordine in borghese a iniziare zizzanie davanti, sono in prima linea. E non è giusto questo. Noi siamo in pace, non c'è nessuno che vuole fare male a nessuno. Anzi, siamo tutti qua per la stessa causa. Come ti chiami? Tiziano. Grazie Tiziano. Salve, sono Pietro. Okay. Che cosa è successo? Cosa mi vuole dire di così urgente? Allora, perché... io sono un lavoratore, parlerò in italiano, in inglese, così spero che questo messaggio vada in giro per il mondo, veramente. I'm here in Trieste, I'm a worker, I'm a father of three. I have got three small girls. Since the 15th of October, I'm at home. I do not get any salary. Same for my wife, because we did not follow Draghi's policy. He's a dictator. This is a dictatorship. We are against dictatorship. I want to be free. Italians want to be free. And I'm here today just to ask the government to go back to democracy, to follow our... what we lived before, in the same way we lived before this happened. That's it. We want to be free. La democrazia la sente in pericolo? Yeah. I'm very worried about democracy. I'm afraid this is the end of democracy for Italy. And that is a horrible feeling. I do not know whether I could still live in Italy if things go on like that. When everything started in 2020, when it was a sanitary emergency, I was at home too. We accepted everything, all the restrictions, all the conditions. It is something we have to do together. But now, what kind of sanitary emergency we are talking about? There is no sanitary emergency anymore. The data in Italy are very good, one of the best in Europe. So what kind of sanitary emergency we are talking about? This is just something that government wants to impose on people, the green pass. Davanti adesso ci sono 20 blindati, ci sono due camion degli idranti, molto probabilmente utilizzeranno l'acqua urticante. Cosa la spinge a stare qua? I came today here and I've been here all these days because of the Italian constitution, which I read and I believe into. And it said Italy is a democratic republic based on job or work. And this has vanished over the night. I love the Italian constitution, but apparently it has gone I don't know where with Mr. Draghi. Con gli idranti.
hanno lanciato anche dei, forse dei lacrimogeni, si vede del fumo, quindi è chiaro che vogliono cercare lo scontro, ma speriamo che si rimanga in... Ecco, ecco, guarda qua! No, questo è quello che stanno lanciando? Sì. Lacrimogeni! Aiuto, l'acqua, aiuto. Sta facendo. Perché sono qua, non sono nello studio Rai, bene, capisci? Vogliamo vedere se lo dici. Infatti, vai vogliamo a vedere, vedere corto mobile, siamo questi. Sono un cittadino anch'io, siete venduti. Venduti, lo vai a dire all'operatore Rai che è lassù che sta. Se lo puoi vedere, sei un grande, ti paghiamo un cazzo. Sono con te, sono con te, porca puttana. Sono con te, sono con te, sono con te. Allora, abbiamo... Abbiamo una famiglia! Cazzo, io sono dal 25 di settembre qua! Non sono venuto a riprendere gli scontri, capito? A me non me ne frega un cazzo gli scontri, i contenuti! Verità! Allora, vogliamo verità! Voi avete... Sì. Voi avete portato i bambini... Da Belluno, da Belluno! Da Belluno! Dove eravate? Eravate, eravate al Dos! Siamo arrivati da poco! E siamo qua, c'è chi dice. Attenzione! C'è chi dice di portarli via! Andiamo via! Ma noi perché siamo male! Via, 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 via! Tomine! Noi stiamo difendendo le nostre libertà, vaccinati e non vaccinati! La Costituzione italiana è ancora in vigore, non l'hanno destituita! Venite a darci forza, venite a Trieste! Vi aspettavate una reazione di questo genere, visto che la manifestazione era pacifica? I manifestanti si stavano anche sedendo per terra. No, non ce l'aspettavamo, eravamo tutti disarmati, tutti seduti e ce ne attaccati. Questa, dopo dicono che siamo noi i fascisti, questo è fascismo, cazzo! Questo è fascismo! Vittoria! Chiamo l'ambulanza! Andiamo a portarlo via, Fiori!